Passiamo al prossimo relatore, siamo 10-15 minuti in anticipo, molto bene. Allora a questo punto vorrei passare la parola al mio conterraneo dell'amata Puglia, Antonio Parata, che lavora come Senior Security Researcher in CrowdStrike, che ci parlerà di malware analysis, in particolare l'analisi di un binario estratto da un caso di incident response. Però prima una domanda. Dai, fammi rosicare, Antonio, e raccontami com'è il tempo lì. Antonio? Attenzione, Antonio non c'è ancora, non è ancora arrivato. E vabbè, e allora aspettiamo un secondo, tanto siamo in anticipo. Antonio forse dalla Puglia si sarà andato a fare il bagnetto, maledetto lui che può. Io invece qua a Torino al massimo faccio un bagnetto di cemento in questo momento. No, in realtà ci sono delle montagne bellissime, però insomma, essendo pugliese anche io. Bene, Antonio è arrivato. Ciao Antonio. Ciao, ciao a tutti. Allora, ti ho già presentato e ti ho fatto anche già la prima domanda, così per rosicare, ma che tempo fa là? Oggi in Salento è un pelino nuvoloso, quindi proprio oggi. Niente bagno. Per il bagno aspettiamo domani, ecco, almeno così siamo un po' più caldi. Oggi è un pelino nuvoloso. Va bene, Antonio. Allora, ti ho già presentato il tuo talk, appunto, Ok. malware analysis. Vai. Perfetto. Ottimo. Ok, ancora grazie. In questo talk vedremo appunto l'analisi di un binario estratto da un incident response. Allora, velocemente chi sono? Lavoro come Senior Security Researcher per CrowdStrike, che è un'azienda americana che produce nel campo degli antivirus, diciamo, chiamiamolo così, degli endpoint security, con base in California. Io fortunatamente lavoro da remoto, per questo anche Davide mi ha chiesto come va, lavoro dal Salento. Maledetto, vediamo tutto. Quindi, cosa faccio in CrowdStrike? Fondamentalmente io lavoro nel team di Threat Intelligence, quindi il mio lavoro è quello di analizzare i malware i malware relativi ai crime, quindi tutto quello che è ad esempio ransomware o malware bancari, e creare dei report relativi, diciamo, appunto a questi malware. Fondamentalmente, quindi ogni tanto, diciamo, vengono anche pubblicati dei blog post, quindi se vogliamo un po' identificare il mio ruolo in azienda, sono quel ruolo che ogni tanto pubblica questi articoli tecnici, quindi prevalentemente tecnici sui siti aziendali, quindi sui siti di queste grosse aziende di sicurezza, che vengono un po' ripresi e tradotti o riassunti dai vari LinkedIn Security Guru e riportati un po' a tutti. Oltre a lavorare in CrowdStrike, sono un ingegnere informatico, scuola Politecnico, collaboro con OWASP Italy dal lontano 2006. Ho avuto il piacere e l'onore di scrivere un articolo su FRAC relativo al .NET Instrumentation. Sono un appassionato sviluppatore del linguaggio F-Sharp, di cui avrò il piacere di mostrarvi un po' qualcosa durante questa demo. E sviluppo diciamo, nel mio tempo libero anche Taipan, che è un web application security scanner, quindi fondamentalmente molto diverso da quello che io faccio per lavoro, però insomma, mi piace anche un po' spaziare, anche perché fondamentalmente io nasco uno sviluppatore, poi scopro la sicurezza nel lontano 2001.
Quindi ho cominciato anche come penetration tester, quindi ho unito questa mia passione allo sviluppo, alla creazione di questo strumento. Vedete giù un po' i link a cui potete trovarmi, quindi vari GitHub, Twitter, Blogspot e LinkedIn. Ok, è un'introduzione veloce, quindi il titolo, perché ha il titolo di Incident Response? Beh, fondamentalmente che cos'è un Incident Response? Più avanti vedrete una presentazione molto interessante di Alessandro in cui vi spiegherà un po' più nel dettaglio anche questo concetto, ma fondamentalmente un Incident Response è la conseguenza di quello che è un Security Incident. Quindi fondamentalmente nel momento in cui un nostro cliente o comunque si accorge di essere stato compromesso da un cybercriminale, quindi ingaggia un'azienda con cui andare a fare appunto questo incident response. Durante questa attività spesso vengono identificati dei binari, quindi fondamentalmente qualche processo strano che fa qualcosa di illecito che potrebbe dare ulteriori informazioni su quello che è stata la causa o anche sul come porre rimedio a questo incidente. Ecco, quando vengono identificati questi binari, le persone che fanno l'incident response devono anche fornire un'analisi. A volte sono dei binari perfettamente conosciuti, altre volte necessitano appunto di un'analisi maggiore, quindi di un reverse engineering di questo binario. E all'interno di CrowdStrike, ciò che noi facciamo è che abbiamo una knowledge base fatta da tutti gli articoli che noi scriviamo, tra cui quindi i report che creo anch'io, quindi in cui tipicamente questi binari sono già stati analizzati in un tempo abbastanza lungo. Quindi, diciamo, il nostro scenario è appunto questo qua. Quindi siamo nella situazione in cui un nostro cliente, un ipotetico cliente, è stato compromesso e dei binari sono stati estratti. Questi due sono, vedete giù, i due hash dei binari che andremo ad analizzare, che potete trovare sul mio account GitHub. Il primo binario è un ransomware e il secondo è un rat. Quindi vedremo, hanno difficoltà diverse, quindi nel primo caso il binario ha una difficoltà, diciamo, media, quindi dove per me una difficoltà di analisi facile potrebbe essere ad esempio un programma scritto in .NET non offuscato. Nel secondo caso, quindi il secondo hash, invece è una difficoltà medio-alta, vedremo il motivo del perché di questa categorizzazione. Bene, andiamo a introdurre un po' facciamo un po' di storia, ecco, parliamo un po' di quello che è successo nel passato e che anche ci aiuterà un po' nella nostra descrizione. Correva l'anno 2013, un sacco di avvenimenti interessanti succedevano. Veniva nominato Papa Bergoglio, un altro importantissimo informazione uscito Polino numero 3000. Per i nostri amici tifosi, la Lazio, vinceva contro la Roma la 66esima Coppa d'Italia, vincendo 1-0. Edward Snowden svela dettagli sull'esistenza di diversi programmi di sorveglianza di massa del governo statunitense e britannico, facendo esplodere un po', aprendo un po' il vaso di Pandora su tutto un argomento molto interessante. Ma quello che a noi più interessa per questo talk è che una persona, un cybercriminale di nome Eugene Bogachev, anche conosciuto come Slavik, decide di creare un nuovo ransomware. Quindi il concetto di ransomware già esisteva, ma cosa fa lui di più rispetto a quello che già c'era? Fondamentalmente crea un malware la cui particolarità è quella di cifrare i dati sul disco per chiedere poi appunto un riscatto, un ransom alla vittima. Per chi è nel campo, diciamo, della threat intelligence, questo nome è ultra conosciuto, quindi fondamentalmente è probabilmente uno dei cybercriminali più famosi della storia. No? Infatti lo stesso FBI ha messo una taglia su di lui di 3 milioni di euro, quindi 3 milioni di dollari, quindi fino a poco tempo fa era il cybercriminale più ricercato al mondo. Vedremo che, diciamo, il trono gli è stato soffiato da qualcun altro.
Ed è anche colui che ha scritto Zeus, quindi il famoso e pericoloso Banking Trojan che ha colpito diverse persone. Quindi Slavik decide di creare questo CryptoLocker, quindi questo nuovo programma che è un po' l'incubo, è stato l'incubo per parecchi di noi, e diventa famoso anche perché lo distribuisce in larga scala, quindi farà un bel po' di danno. E giusto per capire un po' cosa succedeva in quegli anni, proviamo ad immaginare un po' quella che poteva essere un po' una storia o una cosa, uno scenario verosimile di infezione di questo ransomware. Quindi mettiamoci nel 2013-2014 e immaginiamo che il nostro amato nonnino si registra al sito vinceunofongratis.alterdista.org. Che inserisce la sua bella email sperando di vincere questo iPhone, e dopo un paio di settimane, anche un mese, dopo un po', insomma, gli arriva un'email. Questa email gli dice in un italiano molto sgrammaticato che, diciamo, ha vinto qualcosa, e per richiedere il premio deve semplicemente aprire l'allegato, quindi documento.pdf.exe. Ricordiamo, siamo, insomma, un bel po' di anni fa, e quindi non avevamo molte protezioni contro queste tipologie di attacchi, quindi, diciamo, la vita anche per Andrea era più facile al tempo. Apre questo fantastico documento e dopo un po' gli appare questa schermata in cui non riesce, diciamo, a capire bene cosa succede. Ciò che lui sa è che non riesce ad accedere alle foto dei suoi nipotini. A questo punto, preso dal panico, chiama il suo nipote preferito, quello bravo col computer, e gli spiega un po' la situazione. Il nipote gli dice: guarda, prova a usare l'antivirus e vedi se riesce a risolvere. Dopo un po' il nostro amato nonnino richiama il nipote e dice che nel capanno degli attrezzi non c'è nessuno strumento che si chiama antivirus. A questo punto il nipote decide di far visita al caro nonnino e anche lui verifica che effettivamente non si può fare nulla per poter recuperare i dati. Quindi ciò che fa è pialla completamente il sistema operativo, gli reinstalla Windows e il nostro amato nonnino può finalmente accedere nuovamente a internet. Ha purtroppo perso tutte le foto dei nipotini, ma in compenso ha ricevuto la visita del nipote. Il nipote può incrementare il suo rank di un punto esperienza rispetto alla conoscenza dei computer, ma ciò che a noi più interessa è che il nostro attaccante rimane con un pugno di mosche. Beh, è andata sempre così, ovviamente no, altrimenti non saremmo nella situazione attuale dei ransomware. E infatti alcuni, diciamo non tutti, decidevano di non pagare, ma alcuni anche decidevano di pagare vista la problematica a cui andavano incontro. Ora, ormai sono passati un po' di anni, quindi vi posso anche raccontare questa esperienza, diciamo, che ho avuto intorno a quegli anni, 2013-2014. Quindi fondamentalmente vengo contattato da un mio amico su Skype che mi chiede assistenza per quanto riguarda un suo conoscente che lavora in un grosso ospedale del nord Italia che era stato compromesso da un ransomware. Quindi fondamentalmente loro ora necessitavano la consulenza di un esperto per poter capire come poter, insomma, affrontare questa questione. E una cosa che è cambiata con l'introduzione del ransomware è che nel caso dei Banking Trojan la necessità di riuscire a estrapolare soldi dai conti bancari delle vittime era a carico dell'attaccante, quindi era lui che doveva essere in grado di ottenere, magari di rubare l'IBAN, di compromettere o di fare l'injection di JavaScript all'interno del nostro sito bancario per andare a inviare qualcosa dei bonifici fraudolenti. Quindi, diciamo, era tutto a carico dell'attaccante. Nel caso del ransomware cosa succede? Che questo fardello viene spostato sulla vittima, quindi è la vittima che a questo punto si deve far carico di mandare soldi, e nel 2014 non era così semplice riuscire a comprare dei bitcoin, quindi decidono questo ospedale di affidarsi a una terza persona, in questo caso io. La cosa strana qual è stata? Che sono stato contattato da un numero anonimo da questa persona che non appena subito si è messa a descrivermi un po' il problema, ciò che ha fatto è quello di non dire assolutamente il suo nome, non voleva
dire nulla, quindi mi ha subito catapultato in questa call in cui si sentiva praticamente anche un po' di eco, quindi fondamentalmente della voce, quindi era sicuramente in una conference, dove erano in una stanza, quindi in una conference call con più persone, anche perché sentivo un po' il brusio del parlare di altre persone. E insomma mi descrive un po' la situazione, quindi che loro, tutti i loro server erano bloccati, che non sapevano cosa fare e che volevano pagare, diciamo, il ransom, la somma richiesta per poter avere accesso ai loro dati. Ovviamente il CryptoLocker non era al tempo decifrabile, quindi diciamo o avevano il backup o si attaccavano. A un certo punto interviene anche una seconda persona, che ovviamente anche lui non si presenta, ma probabilmente era uno dei boss dell'ospedale, perché insomma mi fa capire che loro volevano risolvere questa situazione quanto prima, ma soprattutto nel totale anonimato. Questa è una cosa che capiremo tra poco, il perché di anonimato. Cioè, anche io sono riuscito a sapere che appunto che poi era un ospedale da vie traverse, però loro non hanno assolutamente accennato a chi fossero ad altre cose. Era, diciamo, in quegli anni ancora il pagamento del ransomware ovviamente non era molto comune, quindi anche io un po' intrigato dalla situazione di poter aiutare un'azienda, quindi decisi di accettare di fare da tramite. E ovviamente gli dissi: guardate, io non dispongo della somma per poter pagare il ransom, quindi dovete in qualche modo inviarmi questi soldi per poter andare a comprare Bitcoin. Una cosa curiosa qual è? Giusto per farvi capire la gravità della situazione. Chi tra di voi, chi sta seguendo, diciamo, ha avuto l'occasione di lavorare con la pubblica amministrazione, sa un po' quali sono i tempi di pagamento, no? Nel caso migliore, nel privato si parla di 3 mesi, nella pubblica amministrazione insomma i tempi sono davvero biblici. In questo caso io diciamo ho ricevuto la somma del ransomware in 2 giorni lavorativi, quindi giusto per farvi capire quanto era grave la situazione. Quindi dopo, ciò che io ho fatto era appunto comprare questi bitcoin, ho pagato il ransom, la somma richiesta, mi è arrivato il programma per decifrare i dati che ho inviato a loro, e il programma ha effettivamente decifrato i loro dati, quindi riuscendo a far ritornare un po' in carreggiata. La cosa curiosa qual è stata? È, diciamo, come vi ho detto, all'epoca non tutti i ransom, non tutte le richieste venivano pagate. Questa situazione era particolare, cioè noi ci troviamo in un momento in cui un intero ospedale è bloccato e al giorno d'oggi altre situazioni simili sono già accadute, voi sapete bene quali sono state le somme richieste. In quel caso la richiesta per poter sbloccare un intero ospedale era di 300 euro. Quindi pensate voi come l'attaccante, diciamo, se avesse saputo questa cosa, diciamo, si sarebbe mangiato le mani, quindi aveva in scacco un ospedale e tutto ciò che ne ha tirato fuori sono stati 300 euro. Questo è anche il motivo del perché l'ospedale non ha voluto dare assolutamente nessuna informazione su chi fosse, perché se questa notizia si fosse saputa, ovviamente non avrebbe chiesto 300 euro, ma 300.000 euro. Quindi, diciamo, ciò che ha ottenuto in definitiva l'attaccante non è stato proprio un buon riscatto, fortunatamente ovviamente per l'ospedale. Purtroppo dopo un po' se ne sono resi conto, quindi come possiamo vedere, diciamo, anche nella slide, c'è stata un'evoluzione un po' su questo target. Quindi fondamentalmente gli attaccanti hanno cominciato a capire che questo modello di distribuzione di massa potrebbe non portare effettivamente a dei guadagni così elevati. Quindi fondamentalmente cosa hanno fatto? Sono evoluti in quello che noi in CrowdStrike abbiamo chiamato il big game hunting. Fondamentalmente hanno deciso di prendere come target delle specifiche aziende. Non so se è possibile far vedere la slide sullo schermo. Ok, perfetto, grazie. E quindi fondamentalmente cosa hanno fatto? Si sono spostati quindi a mandare dei ransomware a caso
a andare a, a instaurare anche un rapporto tutto con altri criminali informatici, in cui magari dicevano, in questo rapporto cosa succedeva? Che c'è un gruppo di persone che ha il compito di compromettere l'azienda, specifiche aziende, e nel momento in cui riescono a compromettere determinate aziende, fanno dei lateral movement all'interno dell'azienda per poter riuscire a compromettere quanto più computer possibile. Nel momento in cui hanno raggiunto questa, una buona base di computer, fanno il deployment del ransomware. Un'altra evoluzione cos'è stata? È che ovviamente questo ha un certo effort. Un conto è ovviamente creare un programma automatizzato che invia l'email, un conto è ovviamente andare a fare un penetration test, effettivamente un attacco, o piuttosto che andare a creare delle mail sofisticate affinché possano essere appunto aperte da uno dei dipendenti dell'azienda per poter avere un primo punto d'accesso. Quindi loro vogliono essere sicuri che una volta che loro hanno fatto il deployment di questo ransomware possono effettivamente ottenere i dati. Quindi sono andati oltre, non solo cifrano i dati, ma se tu, azienda, che per qualche motivo hai anche i backup dei tuoi dati e non vuoi pagare, noi ti minacciamo dicendo che rilasciamo tutti i dati che noi abbiamo ottenuto. Un esempio particolare è quello del ransomware Maze, che ha creato un bellissimo, si fa per dire ovviamente, bellissimo sito web, in cui ha elenca tutte le compagnie che è stata in grado di compromettere, e per ognuna di queste minaccia appunto di rilasciare delle quantità enormi di dati, quindi parliamo di terabyte di dati. Quindi tutta questa questo incremento di effort per poter andare poi a deployare il ransomware, a cosa ha portato anche? Ha portato a una richiesta molto maggiore, quindi non stiamo parlando più di richieste di 300 euro, ma in questo caso ci sono richieste che partono ad esempio da 300 bitcoin, che allo stato attuale sono circa oltre 2 milioni di, oltre 2 milioni di dollari, quindi parliamo di cifre davvero importanti, e vi posso assicurare che superare il milione di dollari di richiesta è abbastanza semplice per il ransomware attuale. Quindi questa è stata un'evoluzione di quello che sono stati ransomware. Ora, abbiamo parlato di Slavik, che era fino a poco tempo fa il cybercriminale più ricercato. Bene, nel 2019, a fine, è successo qualcosa di eclatante. Per quanto riguarda i cybercriminali, è successo che è stato arrestato Aqua. Aqua fondamentalmente è un altro cybercriminale di altissimo profilo che sta dietro a dei malware molto, molto pericolosi come il Dridex, molti di voi probabilmente l'avranno sentito, ma anche dietro a ransomware molto, molto pericolosi come BitPamer. BitPamer viene deployato con una strategia, quindi di big game hunting, quindi uno fondamentalmente quello che abbiamo descritto finora. Ora ovviamente ciò che noi ci chiediamo è, ok, ci siamo spostati, c'è stata un'evoluzione, ma effettivamente con questa evoluzione hanno ottenuto un incremento dei soldi che sono riusciti a rubare? Beh, ovviamente questa informazione possiamo andare a vederla un po' dai vari indirizzi Bitcoin che vengono utilizzati, ma voglio giusto farvi vedere in linea generale questa cosa qui. Nel momento in cui è stato arrestato questo cybercriminale, Aqua, sono anche state rilasciate un tot di foto. In queste foto cosa possiamo vedere? Beh, sicuramente se lui era in grado di fare avere una collezione di macchine del calibro di Lamborghini o, diciamo, macchine di un certo costo, di avere matrimoni, hollywoodiani, un po' come quello che vedete in foto, sicuramente ci fa capire che il guadagno che è riuscito a ottenere appunto con questi malware è in qualche modo di rilievo. Quindi sicuramente, diciamo, questo cambio di strategia ha avuto i suoi profitti dal punto di vista del crimine. Quindi fondamentalmente, quindi noi ci andiamo a mettere in una situazione in cui il nostro cliente è stato compromesso,
quindi sta facendo una forensic, ha rilevato questi due file. Questi due file sono appunto un ransomware e un rat. Quindi ora passiamo alla parte demo in cui li analizzeremo. La parte demo, diciamo, in alcuni passaggi potrebbe essere un po' complessa. Comunque cercherò di spiegare fin nel dettaglio tutto quello che sto facendo affinché sia più chiaro. Quindi, il primo ransomware, tutti questi i file potete ottenerli attraverso dal mio GitHub, quindi sono ovviamente li ho caricati cifrandoli con una password infected, e in questo caso andiamo a vedere il primo malware. Nella directory file, quindi ora io non lo eseguo perché già è stato, diciamo, ci impiega un po' a cifrare tutte le informazioni, ma ciò che ho estratto sono due file. Il primo è un file datarecovery.hta, che è quello che descrive in che modo andare a ottenere il decryptor, e il secondo è un file cifrato che io ho creato appositamente sul mio disco e che è stato cifrato dal ransomware. Se noi andiamo ad aprirlo, vedremo che ovviamente tutto il contenuto è illeggibile, quindi ovviamente è stato cifrato. Un'altra cosa interessante è che il nome del file è... Ora provo, vediamo nel caso in cui non si vedesse bene, lo riscrivo qua. No, non è questo. Rename. Ok, il nome del file è questo qua. Vedete, c'è il nome originale hello.txt e il ransomware cosa ha fatto? È andato ad aggiungergli un punto, una certa estensione, una serie di caratteri alfanumerici più un'estensione underscore RSA. Questo underscore RSA potrebbe farci intuire qualcosa, magari il ransomware ha utilizzato RSA per cifrare i dati. Ok, andremo a vedere. Quindi quando noi andiamo, attualmente non sappiamo qual è il ransomware che ha colpito il nostro cliente. Quindi cosa facciamo come primo step? Dobbiamo andare a capire, magari qualcuno l'ha già studiato e possiamo andare a ottenere già informazioni. L'identificazione di un ransomware è un aspetto estremamente complesso che solo, diciamo, chi ha esperienza avanzata di reverse engineering può fare. Fortunatamente per voi io ho questa esperienza e quindi ora vediamo come andare a identificare questo ransomware. Il segreto è, per identificare il ransomware, è cercare su Google. Quindi ciò che faccio è, ad esempio, il nome del file di recovery è abbastanza unico. Quindi proviamo a cercare un po' su Google attraverso questa tecnica potentissima segreta. Lo andiamo a chiudere tra virgolette in modo da essere sicuro. Ok, vediamo un po'. Quindi il ransomware, già vediamo che c'è qualcosa di interessante. Ci sono un po' di siti di aziende di sicurezza. Ecco, in particolare Bleeping Computer sembra avere qualcosa che fa proprio al caso nostro. Apriamo la pagina, quindi diciamo che c'è scritto che questa persona sta cercando il supporto per riuscire a decifrare questo ransomware. Vediamo un po', i vari utenti provano a dargli delle informazioni. C'era in particolare un commento molto interessante, vediamo se riesco a trovarvelo, di un autore che probabilmente molti di voi avranno già sentito. Vediamo, forse all'inizio avevo visto un link, altrimenti ero riuscito a fare anche uno screenshot. Vediamo un po'. E quindi qua Global Moderator, già vediamo cosa ci dice qua. Ok, già una cosa che non ci fa ben sperare è che uno dei moderatori dice che questo ransomware non sembra essere in grado di essere decifrato, purtroppo. Ah, ecco qui, questo è molto interessante.
Quindi, Ransomware Hunter, in particolare questa persona, alcuni di voi avranno riconosciuto l'avatar. Riesci a fare solo uno zoom sulle scritte perché non si legge benissimo. Sì, ok. Provo subito a vedere se c'è... questa l'utility, anzi però aspetta, potrei semplicemente aumentare, ce la fa il mio, ma per qualche motivo non riesco, provo a vedere se c'è l'utility di lente di ingrandimento. Aspettate, forse da qui, vediamo. Non so perché forse può essere la condivisione, sta andando particolarmente lento. Zoom aumenta. Vediamo se riusciamo. Comunque, intanto che fa il zoom, fondamentalmente questo ricercatore è molto... niente, ho peggiorato le cose. Vabbè, è molto famoso perché ha dedicato parecchio del suo tempo libero nell'aiutare gratuitamente quindi le persone che sono state colpite da ransomware, anzi addirittura ha avuto in passato anche dei problemi economici proprio perché dedicava troppo tempo nell'aiutare queste persone e quindi è sicuramente una persona che sa di cosa sta parlando e in questo commento ve lo leggo, c'è scritto che il ransomware si chiama Mr. Deck, MR Deck, e non sembra essere decriptabile. Quindi fondamentalmente il nostro cliente cade, diciamo, non è molto fortunato. Quindi comunque noi ora andremo ad analizzarlo e vediamo un po' cosa riusciamo a tirare fuori da questo ransomware, perché abbiamo già capito che si chiama Mr. Deck. Ora io vado a disattivare la connessione internet della mia virtual machine, perché ovviamente questo ransomware, diciamo, è sempre bene essere prudenti. Ok, ora che ho disconnesso, vediamo cosa succede se io vado ad aprire il mio file di data recovery. È un po' lentino, quindi fondamentalmente dovrebbe apparire lo schermo, diciamo, che mi dice che i miei dati sono stati cifrati. Vediamo se appare in un tempo ragionevole, se no lo uccidiamo e ve lo mostro attraverso il codice sorgente. Quindi fondamentalmente, ecco qua, vedete, utilizza questo ID per decifrare i tuoi dati, quindi fondamentalmente lui ci sta dicendo, ok, andate su questo sito qua o scrivete a questa email qua e date questo ID qua. Quindi tramite questo ID loro sono in grado di provare, di decifrare i vostri dati. Va bene? Sì, va bene, ok. A questo punto apriamolo con il nostro disassembler. Quindi io andrò ad utilizzare IDA Pro, quindi fondamentalmente IDA Pro è uno dei tool che io utilizzo anche a lavoro per l'analisi, ed è un disassembler. Quindi utilizzerò IDA Pro per il disassembling dei file e X32DBG per il debugging. Sto cercando di capire perché ho... la mia macchina sta andando estremamente lenta e vediamo il motivo. Vediamo se riusciamo a capire il perché di questa lentezza. Il secondo file, vediamo se riusciamo a analizzarlo, è un po' più complesso, però ora vorrei concentrarmi su questo. Eppure non vedo nessun particolare processo che sta dando fastidio. E anche in questo caso il dio delle demo sta colpendo, non volendo aiutarmi. Provo a ripristinare lo screenshot, lo snapshot che avevo fatto. Vediamo questo. Don't save. Questo dovrebbe, vediamo se insomma riesce in qualche modo ad aiutarci.
Quindi fondamentalmente con AIDA Pro andrò a vedere il disassemblato. In particolare io vado ad utilizzare quello che è il decompilatore. Quindi il decompilatore è un qualcosa che ci permette di non andare ad analizzare l'assembly, ad andare ad analizzare l'assembly, ma vedere un simil codice in C, che ovviamente è molto più semplice da analizzare. In questo caso il decompilatore di AIDA Pro è più... non è gratuito, però potete utilizzare altri strumenti come ad esempio Ghidra, che utilizza un decompilatore gratuito. Ok, questa volta ci siamo, quindi ecco a voi AIDA Pro in tutto il suo splendore. E quindi, quando si apre un nuovo file, in che modo noi possiamo andare a fare il reversing? Beh, ognuno ha la sua strategia. In questo caso siamo fortunati perché il numero di funzioni non è molto, molto grande, quindi diciamo l'analisi non dovrebbe comportare un grande effort. Io personalmente, quindi in questo caso potremmo anche andare a su funzione per funzione, andare a vedere un po' cosa fa. Io tipicamente ciò che faccio è andare a vedere un po' quali sono le stringhe che vengono identificate da AIDA Pro e vedere se magari c'è qualcosa che ci interessa. Ecco, attraverso appunto il menu riesco a far visualizzare quali sono le stringhe. Vedete che qua già c'è qualcosa che ci ricorda un po' quello che abbiamo fatto. C'è una format string che probabilmente verrà utilizzata per creare il nome del file, e c'è anche un altro nome, datarecovery.hta, che è il file contenente le informazioni per poter ottenere il decryptor. Ora io attraverso AIDA Pro posso andare a vedere dove questi dati vengono utilizzati, quindi qua vedete il buffer, e queste sono le funzioni. Quindi andiamo un po' a vedere questa funzione, quindi vedete fopen viene creato il file. Se vado in alto ci sono tutta una serie di stringhe che appunto sono quelle che verranno o che andranno poi a formare il contenuto del file. E ciò che faccio cos'è? Tipicamente vado un po' a, non dico a caso, però insomma vado un po' a vedere quello che fa la funzione. Quindi in questo caso vedo che è semplicemente la creazione di quel file e non mi sembra di vedere ulteriori funzioni di interesse. Quindi ricordate che essendo un ransomware io voglio andare a cercare funzioni dove effettivamente vengono cifrate i miei dati. Vado a vedere, quindi AIDA Pro mi permette di capire, di andare a vedere quali sono tutti i riferimenti a questa funzione attraverso il tasto X, in questo caso ce n'è uno, navigo questa funzione e già ottengo qualche ulteriore informazione. In questo caso vedete che ci sono le email dei criminali, diciamo, che dovevano essere contattati al fine di ottenere per pagare il riscatto e quindi ottenere il decryptor. Ci sono tutta una serie anche di ulteriori esecuzioni, quindi chiamate a funzione. Io continuo un po', c'è la funzione è una create thread, quindi crea un nuovo thread, andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo nuovo thread, se c'è qualche funzione che mi può interessare. Ci sono sempre stringhe che per ora non mi interessano neanche. Qua c'è un underscore RCA, ecco, questo è già un qualcosa, quindi ci stiamo avvicinando, perché probabilmente questa è quella stringa che viene aggiunta all'estensione del file che viene cifrato. Io continuo, ovviamente non so, diciamo così, sto continuando per cercare di identificare punti di informazione. In questo caso vedo che c'è un'ulteriore chiamata. Perché mi interessa particolarmente questa funzione? Perché la tipologia della funzione ritorna una start routine, ovvero questo verrà molto probabilmente eseguito all'interno di un nuovo thread, quindi farà qualcosa di sicuramente interessante. Oh, ecco qua, fermiamoci un attimo, qui vediamo che c'è qualcosa di molto interessante a questo punto, perché c'è una chiamata di alcune funzioni delle funzioni di cifratura, cioè una crypt acquire context, una create hash, una release counter, eccetera eccetera. Quindi fondamentalmente dove sono andato a finire? Sono andato a finire nella funzione che effettivamente cifra il contenuto del mio file. Proviamo a studiare un po', perché è vero che il nostro ricercatore ci ha detto che non è decifrabile, però insomma noi vogliamo verificare effettivamente come questo ransomware va a cifrare i nostri dati. Quindi io ho la creazione di un hash. Ora, una delle complessità di quando si fa reverse engineering qual è? Che nonostante noi vediamo questa chiamata a funzione con tutti i parametri, spesso ci sono questi flag di cui noi non sappiamo il significato.
Quindi esistono tutta una serie di file che possono, di script che ci possono aiutare. In particolare, quello che utilizzo io è questo script helper, che fondamentalmente una volta che viene eseguito va a commentare, quindi vedete qui sulla sinistra va a commentare tutte le varie passaggi, quindi mi dà ulteriori informazioni su quelli che sono i dati e quindi anche i flag cifrati. In questo caso IDA Pro mi aiuta in un altro modo, quindi se io faccio tasto destro e lui mi dice ok, questo potrebbe essere un flag di un'enumeration, in particolare so che è questa qua. Quindi vado a cliccare e già qua vedete che è molto più chiaro. Quindi ciò che sta facendo il ransom è cos'è? È creare un hash MD4. Quindi fondamentalmente nel suo processo di cifratura in qualche modo utilizzerà questo hash MD4. Va bene, io continuo quindi avendo questa informazione. Qui c'è una chiamata srand. Ok, chi di voi conosce, ha un po' di esperienza, sa che questa è una funzione di generazione di numeri pseudocasuali. In particolare quando si tratta di crittografia non è mai consigliato utilizzare questa tipologia di funzioni perché non sono considerate sicure per questa tipologia di cifratura. Ovviamente da dire ok, questa funzione è male per la sicurezza della cifratura, a dire questo ransomware è bugato, ci passa, diciamo, ce ne vuole un bel po', no? Quindi vediamo che in questo caso fa una chiamata alla funzione srand, quindi fondamentalmente in questo modo sta impostando il SID, quindi il SID è quel valore iniziale che poi mi permetterà di andare a generare numeri casuali. Vediamo qui che c'è tutta una serie di informazioni che vengono utilizzate per creare questo SID, quindi abbiamo una somma di tutti questi valori e che vengono moltiplicati per il valore 18, così diciamo l'attaccante ha deciso di creare questa cosa. Una volta che ho creato, quindi ho impostato il SID di questa funzione, vedete che qui chiamo la funzione random modulo 56, quindi modulo 56 e vado a ottenere il byte da questo offset. Se io faccio doppio clic sull'offset, ciò che vedo è che fondamentalmente questo è una specie di alfabeto, no? Quindi se vado qui, vi dico che questa è una stringa, vedete, quindi ABCD fino a 09, quindi ciò che posso fare è andare a rinominare questa variabile e la chiamo alfabeto. Ok, quindi ciò che faccio è generare una chiave di cifratura, quindi una chiave alfanumerica casuale di quanti caratteri, quindi di 56 caratteri, quindi perché vedete con questa condizione andrò a fermare. Bene, ora quindi so che è stato generato questo buffer, dove andrà a finire? Pdata, vedete che va a finire all'interno di crypt hash, quindi fondamentalmente vi ricordate che abbiamo visto la creazione di un oggetto di MD4, quindi fondamentalmente farò l'hash MD4 di questa chiave. Quindi questa chiave, phash, poi andiamo a vedere cosa dove verrà utilizzata. Qui ho un crypt generated key, perché cosa? Anche in questo caso un flag di cui ora come ora non mi dice niente, ma anche facendo come prima vado a premere su enum, ed ecco qui che IDA Pro mi dice guarda che questo è l'algoritmo di cifratura RC4. Oh, perfetto. So che questo è l'algoritmo di cifratura RC4, sta creando questo oggetto. Vediamo se poi viene utilizzato crypt encrypt con la key. Ok, mi è abbastanza chiaro cosa fa questo ransomware. Quindi fondamentalmente fa un hash MD4 di una chiave di 56 caratteri pseudo-random, la utili, quindi calcola l'MD4, quindi l'hash calcolato e la chiave RC4 con cui andrò poi a cifrare il mio dato. Quindi fondamentalmente, ora come ora, sì, non è l'algoritmo più robusto del mondo, ma diciamo da qui a dire è bugato, ovviamente, e ce ne vuole, diciamo, potremmo dirle solo in teoria. Un'ultima cosa che vorrei andare a farvi notare è che andiamo a vedere un po' il SID. Quindi fondamentalmente la nostra funzione randomica, con cosa viene inizializzata? Tutti questi byte, ma in particolare c'è questo source che a noi ci fa gola. Ok, vedete un po', abbiamo questo source e tutti i byte che vengono referenziati dalla funzione sono tutti 1
dietro l'altro. Vedete, sono tutti in fila, quindi 6, 7, 8, 9 A, eccetera, eccetera. Quindi fondamentalmente a me viene il sospetto che questa source non è altro che un buffer che viene popolato in qualche modo. Andiamo a vedere dov'è che viene popolato questo buffer. Come facciamo a capire? Beh, di nuovo anche tramite la potenza di DataPro, schiacciando il tasto X, lui mi dice, ok, questo buffer viene referenziato da tutte queste funzioni, ok? Ciò che io posso fare è andare a vedere funzione per funzione, ma io già so che quella che a me interessa è qua. Vediamo qui cosa succede in questa funzione. Allora, innanzitutto ottiene chiama la funzione getVolumeInformation, quindi per ottenere informazioni, per ottenere il seriale del mio hard disk. Ok, questo valore viene moltiplicato per 18 e viene utilizzato come SID per la funzione srand, e a questo punto rivedo di nuovo l'utilizzo del mio alfabeto, che viene utilizzato per fare che cosa? Per creare questo buffer, per creare, diciamo, questo buffer randomico. Dove verrà utilizzato questo ulteriore valore? Viene utilizzato poco dopo. Vedete, c'è una call a sprintf, dove c'è la mia chiamata, dove la destinazione del mio buffer è proprio source. Questo format string a me dice qualcosa. Ok, ora cosa posso fare? Per andare a vedere un po' quale potrebbe essere il formato di questo buffer, cosa faccio? Beh, passiamo al nostro fidato debugger. Quindi passiamo al nostro X32DBD e andiamo a caricarci il nostro sample. Ok, vedete qui. Ora l'abbiamo caricato, siamo all'inizio della funzione, però a me interessa andare perfettamente a questo indirizzo di memoria. Vado a livello, diciamo, nell'altra finestra dell'assembly e vedo che la chiamata all'sprintf è all'indirizzo di memoria 40.39.8. Bene, rivado in x64dbg e faccio 40.39.8. Vado qui ed effettivamente c'è la chiamata alla mia sprintf. Cosa mi rimane da fare? Beh, facciamo seguire il programma finché il nostro breakpoint non viene raggiunto. Do un paio di colpi di F9, l'abbiamo raggiunto. Quindi in questo caso ciò che io voglio andare a vedere è effettivamente il formato che andrà ad assumere quel buffer. Se voi andate a vedere in basso, a destra, questo è il mio stack. Ora, come anche vi ha spiegato Paolo nel suo talk, diciamo, sullo stack vengono memorizzate, quindi passatemi il termine, vengono pushati gli argomenti che vanno gli argomenti della funzione, quindi fondamentalmente della sprintf. Ciò che io posso fare è andare a visualizzare l'area di memoria del primo argomento, faccio una follow the word in dump, e a questo punto, dopo l'esecuzione della sprintf, andrò a vedere che qui in basso ci sarà il risultato della funzione. Premo F8 per fare per eseguire la funzione senza andarci dentro, la funzione è stata eseguita, il mio buffer è stato popolato, quindi quel valore è quello che assume il mio buffer source. Ora, vi dice nulla questo valore? Beh, sì, certo che ci dice qualcosa. Vedete, FR6AV. Se noi andiamo di nuovo a verificare come, ecco, ma anche qui, vedete, l'ID che è all'interno della mia ransomware note è proprio quello, quindi fondamentalmente ciò significa che l'attaccante gli serve questa informazione. Ok, quindi facendo un piccolo ripasso sulle informazioni che abbiamo, quindi possiamo rinominare questa, anzi per ora non lo rinominiamo, cos'è che sappiamo? Quindi sappiamo che quell'ID viene utilizzato come SID alla funzione srandom. La funzione srandom viene poi utilizzata per creare la password. Anzi, andiamo proprio a vedere con il nostro debugger che tipologia di password viene creata. Allora, andiamo su questo indirizzo qui, quindi vedete che qua c'è l'assegnamento alla zona di memoria 4018F4. Nuovamente, salto a 4018F4. Ok, metto un altro breakpoint e faccio eseguire il mio ransomware. Ok, questa, vabbè, era un breakpoint che già c'era. Faccio seguire nuovamente.
faccio eseguire nuovamente e andiamo a vedere che password viene generata. Vado a ispezionare il mio il buffer nella memoria. Ecco, faccio un tot di esecuzione. Vedete in basso come viene creata la password? Ok, a questo punto, cioè che io faccio, metto un altro breakpoint qui perché il loop interrompe questa istruzione qui, vedete, fondamentalmente fa un compare tra IBP ed ED, quindi fondamentalmente mi dice verifica se l'indice ha raggiunto la fine del loop, se non l'ha raggiunto rigenero un carattere randomico, altrimenti vado avanti. Premo un F9, ecco qua la mia password. La mia password è abbastanza lunga, quindi diciamo da rompere, da provare a breccare questa password, insomma le possibilità sono uguali a limite di 1 su x per x tende all'infinito, quindi ovviamente molto molto basse. Questa password quindi verrà poi utilizzata, come vedrete, fatta l'hash MD4 e poi fatta RC4. Ok, abbiamo capito come funziona il ransomware. Ma a me qualcosa non torna, non so a voi, però qualcosa non mi convince di questo ransomware. Anche se il nostro ricercatore dice che non è, non è decrittabile, a me, come diceva il mio professore di elettronica delle superiori, i torni non contano. Allora, che informazioni abbiamo? Allora, anzi, chi di voi, almeno credo che un bel po' di voi sappiano una particolarità delle funzioni PRNG, quindi Pseudo Random Number Generation. Fondamentalmente, quando io vado a dargli lo stesso SID, quindi vado ad inizializzare con lo stesso SID, la sequenza di caratteri che viene generata sarà sempre la stessa, ok? Quindi facciamo un attimo mente locale. Quindi ho la generazione di un SID, quindi viene, anzi, la mia SRAND viene inizializzata con un SID che io so. Dopodiché viene utilizzata per creare una chiave molto lunga. Di questa chiave molto lunga faccio l'MD4 e viene utilizzata per cifrare con RC4. Ora mi si illumina a me una lampadina, perché ciò che dico è, aspetta un attimo, ma io, una volta che il mio ransomware ha cifrato il dato, io questo SID lo so, è source. Cioè che il ransomware fa cosa fa? Prendere questa informazione, vedete qua, fa la somma di tutti i suoi caratteri, la somma la moltiplica per 18 e quello è il SID. Quindi io il SID lo so. E quindi fondamentalmente, se io so il SID della funzione strandom, posso anche generarmi la password, posso andare a calcolare l'hash MD4 e posso andare a decifrare i miei dati. Quindi, paradossalmente, se l'attaccante non avesse inizializzato, diciamo, SRAND, sarebbe stata più sicura, ma ovviamente tutta l'architettura del ransomware poi andava a crollare. Ma, quindi, ciò che ho fatto cos'è stato? Ovviamente non ho ricreato, non andrò a implementare tutta la mia cosa, ma ciò che ho fatto è, ok, ho scritto questo semplice programmino in Python, cosa fa? Che mi legge l'input, ok, quindi il file che è stato cifrato, e dal file che è stato cifrato estrae l'estensione. Estraggo l'estensione, ok, cosa viene fatto? Provo a fare un derived key. Quindi, in Python cosa faccio? Ecco, questo è il SID iniziale, creo il SID, quindi fondamentalmente vado per tutti i caratteri della mia estensione, vado a sommarli e poi moltiplico per 18, che è esattamente quello che fa lui. Somma tutti i caratteri e li moltiplica per 18. Dopodiché lui chiama la funzione rand. Beh, in questo caso io, per essere sicuri al 100%, vado a interfaccio con la libreria Microsoft del C Runtime e inizializzo anch'io la funzione srandom con lo stesso SID. Ora che ho inizializzato, faccio la stessa funzione, l'alfabeto lo so perché l'ho estratto dal binario, mi genero la mia master key, faccio l'MD4 della master key e ottengo il digest, quindi l'hash. Quindi questa sarà la mia chiave di cifratura del RC4. Cosa mi manca da fare? Beh, niente, fondamentalmente una volta che io ho la chiave, non mi manca che invocare l'algoritmo RC4 con la chiave che ho generato sul contenuto cifrato, prendere il contenuto in chiaro e salvarlo. Ora, vediamo un po', io, quindi, come vi ho detto in precedenza, io ho creato questo file hello.txt e ora proviamo a passare questo file hello.txt al file, diciamo, che io ho creato.
lo invoco, viene generato hello.txt che io ora vado ad aprire, ed effettivamente, signori, sono riuscito a scrivere un decryptor. Quindi in verità il ransomware MRDEC è decryptabile. Come potete vedere, sono riuscito a, senza andare a dialogare con i cybercriminali, a decifrare il mio ransomware. Quindi ecco perché ovviamente mai andare a pagare ransomware in alcun modo. Ora, per chi lo chiede, ovviamente andrò a mettere online anche questo, il file Python per decifrare questo ransomware. Cercherò di non rendere molto ovvio il fatto che sia relativo al decryptor del ransomware MRDEC, altrimenti se questa voce, diciamo, circola facilmente, loro potrebbero andare a creare una versione, ecco, non più vulnerabile. Ovviamente è un segreto di Topolino, perché però ecco, diciamo, non andrò a fare una connessione forte. Quindi fondamentalmente ecco come dal mio caso di incident response, del mio cliente che si era messo le mani nei capelli, ora sono riuscito a fornirgli non solo le informazioni su che tipo di ransomware è, ma sono anche riuscito a dargli un bel decryptor, quindi ovviamente lui è molto contento. Ora, dopo il primo sample, ho ancora giusto qualche minuto per farvi vedere il secondo sample. Ecco, questo sample a me non è così banale come il primo. Non è così banale perché, innanzitutto andiamo a vedere una cosa. Se io lo apro con il mio CFF Explorer, noto che è un sample a 64 bit, e una delle prime cose che io faccio quando apro un binario è andare a vedere questa cosa qui. Vado in DLL caratteristiche, schiaccio qui, ora lo so che non si vede, però la prima voce c'è scritto DLL can move ed è flaggata. Fondamentalmente questo significa che ogni volta che io vado a caricare il mio binario sarà in un indirizzo di memoria sempre diverso. A me questo sinceramente dà fastidio. Perché dà fastidio? Perché quando vado a caricarlo in IDA Pro, ovviamente non mi trovo con gli indirizzi che mi dà IDA Pro con quello del mio debugger. Quindi fondamentalmente vado a togliere questo flag, faccio ok, faccio salva, sovrascrivo in questo caso il file originale, perfetto. Ora il mio file non si muoverà. Proviamo a fare un po' a caricarlo nel nostro debugger per farvi vedere, insomma, il motivo del perché dà un po' di problemi. Quindi apro x64dg, carico il mio sample che lo trovo qua. Eccolo qui. Ok, ora sono all'entry point. Andiamo a vedere, ad aprirlo in IDA. Cosa abbiamo fatto velocemente? Andiamo a rifare un po' la stessa cosa che ho fatto per il ransomware. Quindi io ciò che faccio, vedete qua ci sono un po' di stringhe, però insomma sono stringhe un po' strane. Va bene, andiamo a vedere che tipologie di stringhe ci sono in questo sample. Ok, ci sono le varie nomi di funzioni, un po' di stringhe, diciamo, che non ci interessano, però rispetto al sample precedente non c'è nulla che ci possa interessare, in verità. Vedete che non c'è nulla di interessante, diciamo, che da poter, diciamo, utilizzare. Questo perché? Beh, fondamentalmente perché andiamo un po' a vedere, anche vedere il codice, un po' non è limpido, diciamo, come è stato quello del ransomware. Ci sono tutta una serie di operazioni abbastanza inusuali. Ecco, vedete questa funzione che prende in input un binario 64, un numero 64 bit abbastanza grande, viene chiamata diverse volte. Inoltre poi un'altra cosa che vorrei farvi notare è questa qua. Vedete qui, ora vediamo lato assender. Ho un XOR, un'operazione di XOR tra un valore che sta sullo stack e il valore del registro CL. Il valore del registro CL viene inizializzato in questo caso a 6B, quindi fondamentalmente qualcosa sta decifrando. Ok, quindi significa che molto probabilmente ci sono delle stringhe che vengono decifrate. Ok, facciamo un test. Come abbiamo fatto prima, andiamo a verificare un po' che cosa viene, che cosa succede. Andiamo e ci mettiamo a questo indirizzo di memoria che è 14.046 di A.
vediamo, 14.000, 46 via. Eccolo qui, cioè il mio XOR, metto un breakpoint e faccio esattamente le stesse cose che ho fatto prima. Avvio. Ho avviato il processo. Il processo è un po' lentino, strano che impieghi così tanto. No? Andiamo a ispezionare cosa succede all'interno del, diciamo, in Process Explorer. In Process Explorer succede che il mio sample non sta consumando tanta CPU, ovvero tipicamente quando voi vedete tanta CPU significa che sta lavorando quasi nulla, eppure non riesce a raggiungere quel breakpoint. Qualcosa sta succedendo. Andiamo a vedere il mio... c'è un thread, ok? C'è un solo thread, e se io vado a visualizzare la chiamata delle funzioni di questo thread, non c'è nulla di particolare. Se no, un attimo, la seconda chiamata funziona è una sleep. Oh, bella, ho capito perché è così lento. Fondamentalmente, alcuni sample, per evitare di essere analizzati in modo automatico, hanno una sleep abbastanza lunga per fare, diciamo, per mandare la sandbox in timeout. Ok, cioè che faccio? Allora io vado sulla mia sleep funzione e così gli modifico. Ok, metto un breakpoint sulla sleep e gli modifico il parametro. Quindi, ecco qua, ho beccato la sleep. Vi ricordate, vado a modificare l'argomento sullo stack, quindi faccio un doppio clic e gli metto 0. Faccio ok per bypassare la sleep e seguo il malware con il breakpoint. Eseguo il malware e c'è qualcosa che ancora vado di nuovo ad analizzare, non funziona. Un attimo, questo sample, inizialmente cosa vi ho detto? Ho detto che è un sample a 64 bit e a differenza di quanto avete visto anche nel talk precedente e nell'analisi del sample precedente, i parametri della funzione non vengono passati nello stack, ma i primi quattro parametri vengono passati nei registri RCX, RDX, R8 e R9. E in RCX ho un bel valore, ecco perché fondamentalmente la sleep non viene, cioè viene eseguita in pieno. Riavvio il mio programma, questa volta vado a modificare RCX, ovvero l'effettivo valore della sleep, mettendogli un valore a 0, lo modifico, avvio il programma, ecco, ora sono riuscito a raggiungere il mio breakpoint. Vado a visualizzare l'area di memoria con cui voglio fare, con cui andrò a fare l'operazione di XOR e faccio un po' di stepping. Vedete in basso nella memoria che la stringa da byte, diciamo, senza senso per me, assume un certo valore, LB underscore 2011. Ok, quindi fondamentalmente cosa succede? Che sta decifrando le stringhe. Ora, per chi fa reverse engineering, questo non è un qualcosa di eclatante, ce ne sono tantissimi di malware che hanno le stringhe cifrate. Perché in questo caso è un po' più fastidioso? Fondamentalmente perché l'azione di decifratura della stringa è fatta in line, quindi fondamentalmente non è una funzione su cui io posso andare a mettere un hook per vedere quali sono le stringhe che decifro. Quindi essendo fatta in line sullo stack, per me le cose si complicano davvero parecchio. Inoltre, se io vado anche un attimo a vedere quali altre operazioni vengono fatte, io qui ho un XOR con un valore 60, poi provo a fare un po'. Ho qui un altro XOR con un valore 55, che è diverso da quello di prima, sempre in line. Vado sempre a vedere giù. Oh, guardate qui. Qui ho proprio una tipologia diversa di cifratura. Ho una string copy, che in particolare nel linguaggio assembly, vedete, c'è una mung da un valore hardcoded nello stack. In questo caso non fa nessuna operazione di XOR, fa un'addizione in questo caso, un'addizione meno 2. Qui, vabbè, Aida me l'ha mostrato in un'altra cosa. Quindi in questo caso la complessità sta nel fatto che l'automatismo nel cercare di decifrare tutta questa cosa qui non è banale. Ora, l'ultima cosa che volevo mostrarvi appunto è come riuscire a bypassare questa cosa qui. Non è semplice. Ciò che io ho fatto cos'è? È andare a ispezionare tutto il mio binario, andare a identificare i punti, quindi attraverso delle euristiche, dei punti in cui
Io credo che ci sia una cifratura. Fondamentalmente, quali sono questi punti? Beh, all'interno della mia euristica, questi punti li ho identificati come quando Antonio, c'è un'operazione. Ti devo chiedere solo di stringere un po', perché abbiamo Sì, minuti. Per ora non abbiamo domande, quindi se avete domande fatele adesso, mai più. Grazie. Quindi c'è un'operazione di XOR, diciamo, con un registro a 8 bit, un'operazione di XOR con un qualcosa che sta sullo stack, quindi queste sono tutta una serie di euristiche che io voglio identificare. Quindi fondamentalmente il mio codice va a ispezionare va a creare quello che è il control flow graph. Quindi fondamentalmente il control flow graph identifica tutte le funzioni, quindi tutte queste che vedete qua, e mi crea questa cosa qui. Vedete che c'è tutto il control flow, diciamo, come viene, come può essere eseguito il codice. Crea questo control flow graph, estrae le funzioni, quando trova delle particolari istruzioni assembly, come possono essere la move double war, piuttosto che una move con un registro che è ad esempio uno che modifica lo stack, come RBP e RSP, e tutte queste cose, quindi a questo punto ricorda questa informazione e cosa fa? Passa la palla a un ulteriore componente. Quest'ulteriore componente è una libreria che ho scritto io, quindi che si basa sul framework di analisi binaria B2R2. Tutta questa libreria è scritta in F#, anche questo codice sorgente che voi vedete in F#. Quindi ciò che io faccio è andare a dire: ho identificato queste funzioni, vediamo se riesco a trovarvi la... ecco qua, emulate. Quindi ho identificato dove comincia la mia istruzione che fa la decifratura della stringa, ho identificato dove finisce, vado a creare una sandbox, vedete qui, quindi creo una sandbox, in questo particolare caso è una Windows sandbox a 64 bit, carico il mio file che è il mio malware, imposto tutta una serie di registri affinché possa essere eseguito, quindi il registro di instruction pointer e alcuni registri che vengono utilizzati per... come incremento per il loop, e imposto tutta una serie di hook, quindi fondamentalmente in questo caso sono delle chiamate a eventi, quindi nel momento in cui un'istruzione viene eseguita faccio tutta una serie di operazioni e la eseguo. Quindi nel momento in cui questa mia sandbox viene eseguita, io intercetto le informazioni e nel momento in cui verifico che sono arrivato ad un punto di interesse, vado a leggermi la stringa. Quindi fondamentalmente vado a leggere la stringa dallo stack e ne ottengo il valore. Ora, come ultima operazione che vi voglio far vedere, appunto, vado a eseguire questo questo emulatore di offuscatore su questo sample. Ah, in particolare, ecco, ciò che non ho detto è che questo sample è stato offuscato con un offuscatore open source, AdV Obfuscator, che potete trovare su GitHub. Questo è un offuscatore a livello di compile code, quindi fondamentalmente voi non dovete dargli il binario, ma dovete andare a scrivere a monte il programma considerando, diciamo, questo offuscatore. Ed è molto fastidioso perché a seconda delle tipologie di compilatori che voi andate a utilizzare, il codice cambia, quindi non posso basarmi su un byte pattern predefinito, devo andare a creare delle euristiche come quelle che ho fatto in precedenza. Ok, ultimo passo, eseguo il mio programma, vediamo se riesco a bloccarlo. Ok, vabbè, non sono riuscito, quindi come potete vedere lui è andato a ispezionare tutte le funzioni ed ecco che effettivamente sono stringhe interessanti, c'è una NT read virtual memory, se vado in alto ci sono anche altre informazioni, una send to, una receive from, e in particolare, se vi ricordate, ciò che noi abbiamo, l'esempio che noi abbiamo decifrato era LD underscore 2011, e se io vado a vedere il mio output, vedrò che effettivamente sono riuscito a decifrare anche la stringa LD 2011. Quindi questo, anche il codice di questo offuscatore poi sarà parte di una ricerca che pubblicherò, quindi comunque lo troverete tutto noi. Quindi questo sample è decisamente di livello medio-alto, appunto per questa complessità nell'andare ad analizzare le stringhe e riuscire a decifrarle.
Bene, questo era l'ultimo sample, quindi... Grazie. Grazie mille Antonio, grazie, bravo anche per aver esorcizzato il demone della demo, visto che le cose non stavano andando benissimo, invece... Sì. Grazie mille, e allora ti salutiamo, salutaci il Salento, adesso... Grazie a te. Ciao, ciao.